Sono Domenico Giuliano, amministratore delegato di Agroplastica, una realtà produttiva presente a Caserta da circa 40 anni, 39 anni con precisione, e produciamo principalmente materiali in plastica, facciamo trasformazione di materie plastiche per il settore dell'elettrodomestico. La realtà insiste su un'area di 6.000 metri quadri coperti e abbiamo circa 40 presse per la trasformazione di materie plastiche che vanno da 40 tonnellate fino a 1.000 tonnellate, quindi siamo capaci di processare componenti di diverse dimensioni, sia per gli elettrodomestici ma una parte pure per l'automotive. La fabbrica nacque nell'81 e ha seguito le vicissitudini della industrializzazione che ci fu negli anni 80 nel sud Italia, in particolare fornendo grosse multinazionali quali Whirlpool e Indesit. È rimasto questo legame con le multinazionali, hanno seguito le vicissitudini industriali pure della internazionalizzazione delle produzioni sia nell'est Europa che nel sud Europa e in Medio Oriente. In particolare abbiamo un'altra fabbrica che produce sempre componenti in plastica in Romania e un'altra in Turchia a Manisa. L'azienda fattura al momento, l'azienda di Caserta, 8 milioni di euro e con 60 dipendenti, mentre le altre realtà in Turchia e in Romania hanno circa 150 dipendenti ognuna, con un fatturato quasi identico a quello italiano. L'evoluzione che si è avuta nel processo produttivo dalla implementazione storica dell'MRP che ci faceva vedere le necessità e gli ordini dei clienti in maniera manuale, pure usando ovviamente dei cluster e dei computer per la gestione delle richieste, e tutto questo si è evoluto con Industria 4.0 attraverso il recepimento delle necessità produttive dei nostri clienti, andando a ottimizzare in automatico i piani di produzione sia delle macchine ma sia allineando pure i fabbisogni aziendali a queste necessità, e il tutto ovviamente si è trasformato in una grandissima produttività che abbiamo avuto. Alcuni processi prima erano manuali, gestiti da uomini e quindi spesso soggetti ad errori. Oggi invece tutto questo avviene in maniera automatica, cioè arrivano gli ordini dai nostri clienti, vengono elaborati e in funzione delle necessità dei clienti vengono smistati gli ordini sulle diverse tipologie di presse e di gestione pure dell'estetica, perché oltre allo stampaggio delle presse stampiamo il control panel e quindi praticamente le estetiche sia delle lavatrici che dei forni. Nel passato il problema della gestione delle estetiche era un serio problema di complessità, vista l'enormità dei codici che venivano gestiti. Invece con Industria 4.0 abbiamo potuto gestire in automatico questa complessità, che si è trasformata ovviamente in un beneficio in termini pure di produttività e di qualità del manufatto. Con l'introduzione in azienda dei concetti di Industria 4.0 abbiamo avuto notevoli vantaggi in termini di gestione e riduzione della complessità, in particolar modo nell'area della produzione delle estetiche, dei control panel. Riusciamo a gestire tantissimi codici in maniera automatica, perché gli ordini dei nostri clienti in automatico vengono smistati sui processi produttivi che vanno ad attararsi in funzione delle necessità del cliente stesso. Ma il salto, il breakthrough, come dicono gli amici americani, il salto di qualità si è fatto
andando a servire con le stesse risorse, lo stesso numero di persone che avevamo un decennio fa, andiamo a servire 8 aziende distribuite in Europa. Nel passato riuscivamo con queste risorse a servire solamente lo stabilimento di Napoli e di Carinato. Oggi serviamo non solo 8 fabbriche distribuite in Europa tra Italia, Polonia e Slovacchia, ma nel contempo, senza grosse difficoltà, serviamo pure diversi product group. In particolar modo, nel passato producevamo componenti solo per le lavatrici, quindi il gruppo lavaggio. Oggi invece, a parità di risorse e con la digitalizzazione dei processi produttivi, gestiamo 4 product group, quindi il freddo, tutta la catena dei frigoriferi, il cooking, quindi forni, piani cottura, il lavaggio e pure le dryer. Quindi il livello di complessità in generale è aumentato, perché sono aumentati i product group e sono aumentati i codici da gestire, però riusciamo con le stesse risorse, con il vantaggio appunto di Industria 4.0, a gestire la complessità e quindi a migliorare la produttività. Inoltre abbiamo un notevole vantaggio pure in termini di riduzione degli scarti e quindi miglioramento della qualità. Industria 4.0 oggi ci consente di lavorare in Europa come un'azienda paneuropea, senza le difficoltà che c'erano nel passato di andare a gestire la molteplicità dei codici. Oltre ai vantaggi che ha comportato l'introduzione di Industria 4.0, ovviamente sono stati valutati pure gli eventuali rischi che un investimento di questo tipo può comportare. In realtà i rischi sono i tipici rischi di un investimento nelle nuove tecnologie. Per una realtà come Agroplastica, che non è una multinazionale sovradimensionata solo in termini di personale, un rischio che vedo è la specializzazione di alcune pratiche in mano a poche persone. Ed è per questa ragione che abbiamo cercato di backuppare tutti i processi più critici con delle attività che possono essere fatte in manuale, ove mai ci fossero dei breakdown di alcuni processi. Inoltre, un altro rischio importantissimo, che può essere però gestito, è quello di fare in modo di fare lo sharing delle conoscenze e delle competenze, cioè la manutenzione piuttosto che la produzione non possono accentrare le informazioni in pochi individui, perché la mancanza poi di quegli individui può comportare un problema per la continuità produttiva. Di conseguenza, fare lo sharing delle competenze è una contromisura idonea per evitare questi rischi. Ovviamente l'introduzione di Industria 4.0 ha comportato pure una crescita degli skill del personale a livello trasversale, mentre nel passato si aveva in un'azienda come la nostra un'organizzazione più funzionale. Le persone della logistica si occupavano di programmazione, logistica, quella della produzione, ovviamente solo della produzione, e la manutenzione altrettanto gli aspetti tecnici. Oggi, con l'introduzione di Industria 4.0, c'è bisogno di figure che abbiano conoscenze a livello trasversale sia di aspetti tecnici, sia delle problematiche della produzione, che quelle della schedulazione della produzione stessa. Quindi Industria 4.0 ha rappresentato pure un merge di competenza fra le diverse funzioni. Volendo valutare il ritorno dell'investimento, i vantaggi dovuti all'investimento in Industria 4.0, ovviamente non ha senso andarlo a valutare con i criteri classici della valutazione, tenendo conto del conto economico, col fatturato e con l'eventuale payback.
L'investimento in Industria 4.0 invece è un investimento strategico perché ti consente di poter avere una visione sostenibile per il futuro dell'azienda.